E poi gol! Quindi Toscano lascia da Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Iniziato questo match in Serie D, il match che vede opporsi tra i ragazzi degli Insieme e Team Assurbo. Si riprende primo match del 2014 per loro. Partita che sulla carta vede favoriti i rossi, ma i giovani Insieme certamente cercheranno di dare loro del filo da torcere. La rimessa di Afkin lunga dentro, Ruggero prova a tenere il pallone in campo, la traversa, incredibile occasione qui, leva Locca che riparte, regala il pallone a Policane, poi Ruggero può andare, Ruggero la finta in destro, ancora un palo, che sfortuna per Ruggero. Cammarota il velo a servire Drago che può concludere, deviazione di Policane, consomette in corner. Tortora può concludere, Tortora se ne va, Tortora il destro. Il vantaggio del team arriva dopo una serie di occasioni favorevoli. È arrivata la rete di Bomber Tortora. 1-0 team. Carcasi. Carcasi lisce il pallone. Pone che arriva Drago, la conclusione. Murata da Cimino, poi ancora Drago. Ci riprova Conso. Dice no. Liscio qui Tortora, la conclusione. Sarva Ranieri. Come può? Pallone dentro per Arcaci, va da sponda per Ranieri, Ranieri prova a rientrare, se ne va, Ranieri, la conclusione, salva Conso. Drago, pallone all'indietro, allocca, rischia, la perde, può andare Tortora in contropiede, Tortora tu per tu, Tortora col mancino, salva Mantova. Ruggero scarica per Policane, la conclusione, è la rete del 2-0. Raddoppio di Masturbo, ha avuto l'occasione per pareggiare l'Insieme FC, non l'ha sfruttata ed è arrivato così sul rovesciamento di fronte. Il raddoppio, la firma è di Policano. Il contropiede, occhio, 3 contro 2, 3 contro 2, la soluzione peggiore qui scelta da Cappiello. Ranieri c'è il contropiede, ancora 3 contro 1 addirittura, Ranieri prova la conclusione, poi c'è Arcasi al centro tutto solo, Ranieri, Conso dice due volte no. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 2-0 in favore del team Asturbo. Insieme hanno provato a riaprire il match nel finale di frazione. La ripresa sicuramente sarà accesa come il primo tempo. Iniziato in questo momento il secondo tempo del match tra Insieme e Team Asturbo, quest'ultimo in vantaggio per 2-0 secondo i pronostici, ma Insieme non ha comunque demeritato assolutamente e hanno pagato l'assenza del portiere di ruolo, che Vallefuoco assente oggi. Pallone qui, la conclusione subito di Ruggero che fa 3-0, proprio come abbiamo detto, ma anche il portiere e si vede. Drago qui rischia e la rete di Tortora, il 4-0. Sfida Tortora, Mantova si oppone bene, la tiene anche in campo, riparte all'occa, lo ferma Tortora, prova ad andare in mezzo a Trivine,
placcato, poi riesce a metterla dentro e Ruggero in sacca, anche 5-0. Avvio shock. Ma come fa? Il mio figlio è 2. Allocca vuoi ripartire, c'è il 2 contro 1. Allocca, c'è la neri vicino a lui, Allocca conclude. E si distende bene Kunzo. Parte Mantova, poi la perde, quindi Tortora. Arriva anche il 6-0, ancora Tortora scatenato. Però è dentro Cammarota. Può andare Drago. Se lo divora. Gol della bandiera, non arriva. Cammarota dentro ancora Drago. Il palo. Incredibile, maledizione. Può andare ancora 3 contro 1. Allocca, salta tutti. Poi Policane il palo. Cammarota dentro per Drago, l'autorete di Policane. Leo! Ed è 7-1. Mantova dentro. Allocca! Mamma mia, che sfortuna! Torto la salva. Palla dentro. Cammarota, è tutto solo. Cammarota! Ancora arriva il gol di Cammarota dopo che l'ha cercato. In più occasioni 7-2. 4 contro 1, 5 contro 1. Allocca, Drago dentro, Allocca, palla che non entra ancora. Così devi parlare nel campo. Finisce qui. Non a parole. Sul punteggio di 7-2. Allora siamo qui con Tortora, lui il migliore in campo di questo match che Timas Turbo ha vinto per ben 7-2 contro Insieme. 3 gol per te Tortora, ti sei meritato la medaglia il migliore in campo. Una vittoria abbastanza facile. Sì, il primo tempo abbiamo giocato così, giusto per il secondo un po' più seri, però da sottolineare la presenza di Gonzo in mezzo a campo. Perché ti ha rovinato gli ultimi minuti di gara, invece tu sei passato a forte, hai dimostrato di cavartela anche tra i pali, nonostante in avanti abbia dato il tuo contributo alla squadra, altri 3 gol oggi, si risale. Sì, eravamo 11esimi prima di questa partita, se non sbaglio 16 punti. Siamo molto al di sotto di quello che pensavamo, abbiamo perso qualche partita di troppo, però no, andiamo a risalire. Senti, come squadra quindi hai detto state risalendo la china dopo un avvio un po' diciamo sotto le aspettative, e invece dal punto di vista personale tante reti per te? Guarda, sono 19, però non ci penso quest'anno, perché anche qui abbiamo Gianluigi che sta a 29, molto meglio. Con 2 attaccanti così le cose possono mettersi molto meglio per voi. Speriamo che riusciamo a vincere anche quest'anno. L'anno scorso non c'ero all'estivo, vorrei vincerlo. È scelto l'anno sbagliato, esatto. Però non si può mai sapere. Vi faccio in bocca al lupo e complimenti. Grazie. Per la vittoria.